Buonasera da Sport Today. E noi parliamo ancora di basket, ma parliamo di basket femminile under 15 con lo scudetto vinto dalla Magica Castel San Pietro Polisportiva Lame. Andiamo a sentire allora l'allenatore Paolo Seletti e la giocatrice Alice Tintorri. Una grande soddisfazione e una cosa che è capitata, onestamente è stata una sorpresa anche per noi, nel senso che sapevamo di avere delle qualità, ovviamente non potevamo prevedere di fare il percorso netto, 35 vittorie su 35 stagione, anche le finali nazionali, insomma 6 partite su 6, tutte abbastanza complicate, sulla carta molto impegnative, devo dire che abbiamo fatto una bella figura. Qual è la partita, la vittoria più importante? La vittoria più importante, al di là insomma, delle cose scontate, che potrei dirti che è la vittoria del gruppo in sé, che si è creata a settembre da una situazione, da un accordo tra due società. Non era scontato che il gruppo funzionasse così bene assieme, invece si è creato un ambiente incredibile, spettacolare. Sul campo è stato probabilmente il quarto di finale contro il Geas, che era campione d'Italia, col quale avevamo dei precedenti complicati. Lì abbiamo rotto il ghiaccio e da lì in poi devo dire che le nostre percentuali sono alzate, ci siamo sciolte, abbiamo fatto semifinale e finale in controllo, potremmo dire. Adesso ci prendiamo un mesetto e mezzo di tranquillità, alla fine di agosto ripartiamo, perché comunque avremo lo scudetto cucito sul petto, che è per noi un grandissimo orgoglio, e proveremo a difenderlo ovviamente a spada tratta. E poi soprattutto, al di là di questi discorsi di vittorie che comunque ci fanno estremamente piacere, ci interessa che le ragazze vadano avanti nel percorso tecnico, dove oggettivamente qualcheduna l'anno prossimo inizierà a calcare i parquet di una prima squadra, insomma a vedere un ambiente senior, perché crediamo che nel loro percorso in questo momento insomma sia importante fare una cosa di questo tipo, per cui al centro sempre le ragazze, al centro della nostra esperienza. La nazionale di categoria ha convocato due ragazze che erano con noi a Termoli, insomma, che hanno vinto lo scudetto assieme a noi all'interno della nazionale di categoria. Un'ulteriore conferma, insomma, del lavoro che abbiamo fatto, del percorso che abbiamo fatto di squadra, anche perché a tutti questi premi individuali è molto importante che si capisca che in un contesto di squadra sono premi di tutte, insomma, di tutto lo staff e di tutte le giocatrici, perché ovviamente la pallacanestro è costruita così, insomma, da soli neanche Michael Jordan, per cui. È stata un'esperienza molto bella e anche costruttiva, perché ti insegna a crescere e mi ha aiutato a conoscere meglio le mie compagne, e da quel punto di vista lì adesso infatti siamo molto più unite. E sul campo poi alla fine si è visto, perché anche non riuscendo magari ad allenarsi sempre insieme, siamo riuscite a produrre un buon gioco di squadra e cercando di mettere insieme tutte le nostre caratteristiche. Per te anche una disavventura prima delle finali? Sì, mi sono ammalata prima di partire, ma poi grazie anche alla voglia che avevo di poter giocare le finali sono riuscita a guarire, a tornare in campo per i quarti. Sono riuscita a giocare e a dare il mio contributo alla squadra, e per me questo era quello che poi alla fine contava. È difficile conciliare studio, sport? Sì, è difficile, è un grande impegno, però se hai la passione del basket alla fine si riesce a fare tutto. È la tua più bella soddisfazione questo scudetto? Sì, è una grande soddisfazione, perché è tanti anni che gioco e poter arrivare comunque a questo livello e aggiudicarsi uno scudetto è una cosa che non capita tutti i giorni, per cui sono molto contenta, è una grande soddisfazione.